Presentato al Centro Sociale della Comunità Ebraica di Torino, il ciclo di iniziative connesse con la mostra Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948, allestita al Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Indirizzate alle scuole piemontesi di ogni ordine e grado, le iniziative si propongono come momento di conoscenza e di riflessione per professori e studenti. Sono promosse dall'Associazione Culturale Recto Verso, con l'Istituto Storico nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola Piero Fornara, il patrocinio del Consiglio Regionale, Comitato Resistenza e Costituzione e della Comunità Ebraica. Lei è un mito dello sport italiano e piemontese. Per quale motivo ha partecipato all'iniziativa? Intanto siamo qui in questo magnifico tempio e poi perché si parla di sport, di olimpiadi e anche per presentare il progetto, i valori e il modello dello sport che ho fatto col professor Renato Grimaldi e molti altri collaboratori della Università di Torino, il Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Io credo che portare un po' di mia esperienza ai giovani sia molto importante perché si parla di sacrificio, di volontà, di passione e di non mollare mai. Queste sono le regole della vita poi.